L'Università dell'Aquila torna finalmente in presenza, garantendo comunque altre modalità. In una conferenza stampa il rettore Edoardo Alessi ha fatto il punto della situazione in vista della ripresa dell'anno accademico il 1 ottobre prossimo. Le modalità di ripresa sarà prevalentemente in presenza, ma saranno garantite modalità alternative che comprendono una vasta gamma di possibilità, anche con dirette streaming per le fragilità e per coloro che hanno un ISEE basso, che lo porta all'esonero delle tasse, che risiedono in comuni diversi dall'Aquila e limitrofi. Chi decide di non frequentare per scelta propria avrà modalità di supporto diverse, ma non dirette streaming, e il Green Pass è obbligatorio per accedere sia per gli studenti che per il personale. Le lezioni, come l'anno scorso, andranno prenotate via app, modalità già sperimentata. Il controllo sarà totale perché l'Ateneo vuole che sia un luogo sicuro. Per laboratori e tirocini si farà attività per lo più in presenza. Riprende con vero piacere, prioritariamente in presenza, pur riservando, diciamo, particolari categorie di utenti fragili, economicamente svantaggiati, impossibilità di comunque frequentare i luoghi dell'Ateneo, consentendo ad essi, diciamo, modalità didattiche alternative sufficienti a garantire comunque una adeguata preparazione. Tutto ciò che faremo lo faremo nel rispetto dei criteri volti a garantire la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Quindi tutto ciò che sarà fatto sarà rigidamente controllato, senza sconti, e soprattutto colgo l'occasione per, come dire, indurre gli studenti, ma anche gli adulti, a vaccinarsi quanto più possibile, perché la vaccinazione è la misura migliore, forse unica, che abbiamo a difesa contro questo virus. Sebbene sia presto per avere dati sulle iscrizioni, l'Università dell'Aquila regge ed è in linea con il trend positivo dello scorso anno. È molto presto, siamo sullo stesso trend dello scorso anno, che si rivelò alla fine positivo, quindi contiamo anche quest'anno in un incremento della percentuale di immatricolazione. L'Ateneo ha presentato anche una mostra che sarà aperta al pubblico da lunedì nel giardino d'inverno di Palazzo dell'Emiciclo. I visitatori potranno ammirare diversi codici forniti dalla Biblioteca Nazionale di Napoli e da altri enti. Si tratta di codici francescani miniati in questo evento unico organizzato dall'Università e dalla professoressa Cristiana Pasqualetti del Dipartimento di Scienze Umane.